Eccoci qua, finito il giro. Siamo solo al passo Valparola. Quattro passi, più uno. E adesso è il momento di raccontare un po' le impressioni di uso della trasmissione monotrona. Difficile, l'ultima salita a Valparola è stata davvero proibitiva, direi. Il rapporto utilizzato è un 48 con dietro una scala 11 velocità 11.32, cambio SRAM Force One, in sostanza ha la stessa tecnologia di 1x11 da una mountain bike. Sensazioni, direi che col senno di poi una corona da 46 avrebbe sicuramente giovato. L'1x11 su strada è stata una prova, diciamo, come dire, un esperimento che ha sicuramente i suoi lati positivi. Va scelta bene la rapportatura, questo senz'altro. Per ora il range di rapporti possibili è abbastanza difficile da scegliere, soprattutto se si considera l'effetto di una scalatura dei rapporti che potrebbe non essere così piacevole da usare se siamo abituati a usare i rapporti classici di una bici da strada. In attesa che arrivino le 12 velocità o magari anche le 13 e di soluzioni che permettano di come dire, ottimizzare l'allineamento della catena. Oggi ho usato moltissimo il rapporto più agile, ovvero sia il 48 e il 32, e qualche rumore si sente, cioè si avverte il fatto che l'allineamento non è proprio ottimale. Se e mai succederà che sulle corone venga utilizzato un sistema che permetta di variare l'allineamento di catena a seconda del rapporto utilizzato, quindi facendo muovere in questa direzione o in quest'altra direzione la corona, allora le cose potrebbero cambiare e il monocorona su strada potrebbe diventare qualcosa di più universale, più facile da impiegare. Bene, diciamo che questo esperimento si è concluso positivamente perché ho portato a termine il giro dei quattro passi, però le gambe hanno pagato un prezzo molto alto. Vi voglio far vedere, ecco, l'ultima cosa. Ecco, questi sono i dati del Garmin, 96 km, 18,9 di media, quasi 3200 metri di dislivello. Insomma, impegnativo. Va bene, ragazzi, tornerò su una mountain bike quanto prima.